In questo nuovo episodio di Grip d'Avventura vi faremo esplorare un enorme albergo che per anni è stato un simbolo della città di Taranto, ma che oramai giace nel più completo stato di abbandono e decadimento, con la speranza che il nostro video possa in qualche modo accelerarne il suo processo di recupero. Sto parlando dell'hotel Terminal Ionio. Come un faro è in grado di illuminare ai naviganti la via per il porto, questo gigantesco hotel, situato al termine della strada statale Appia, era un importante punto di riferimento per i tanti camionisti che, dopo una lunga giornata sulla strada, potevano trovare ristoro nelle tante camere della struttura o parcheggiare il loro mezzo nello spazioso piazzale antistante. Io sono andato personalmente ad esplorare questa struttura, scoprendo amaramente che la stessa è stata depredata di ogni cosa potesse essere asportata. Ragazzi, buongiorno. Oggi mi trovo alle porte di Taranto. Sto esplorando un grosso albergo abbandonato. Questo albergo comunque era molto, diciamo che andava parecchio bene negli anni 70-80. Infatti, poiché è molto vicino alla statale, era, diciamo, un ottimo punto di ritrovo per tutti i camionisti che comunque si fermavano qui e che tra le altre cose pernottavano, mangiavano, quindi diciamo che era un hotel abbastanza frequentato alle porte della città. Poi questo è stato per un certo periodo un rifugio di extracomunitari e fino a poi al definitivo abbandono fatto alcuni mesi fa, anzi forse un anno fa circa, e adesso purtroppo è ridotto veramente in condizioni pietose ed è un peccato perché è stato comunque un simbolo, possiamo dire così, della città, perché era, come già detto, abbastanza famoso. Andiamo a vedere che cosa troviamo ai piani superiori. Eravamo convinti ci fosse qualcuno nell'hotel perché sentivamo dei rumori abbastanza strani, ma in realtà quella che aveva fare rumore era questa veneziana divelta. Negli ultimi anni la struttura ha accolto diversi extracomunitari, per poi chiudere definitivamente i battenti in tempi più recenti. Niente ragazzi, purtroppo quello che diciamo denuncio tra virgolette a livello sociale è la completa distruzione di questo hotel, che per essere stato abbandonato da pochi mesi sembra come se fosse stato in realtà lasciato 30-40 anni fa, per lo stato di devastazione in cui si trova. Ed è veramente un peccato vedere un albergo comunque ridotto in questa maniera.
Come state vedendo, tutti gli ambienti sono stati completamente vandalizzati e distrutti, fin anche i sanitari, con l'illecito fine di appropriarsi del rame e del metallo, arrecando pertanto a questo hotel svariate migliaia di euro di danni e facendolo pertanto sembrare abbandonato da almeno 20 anni. Allora, niente amici, a conclusione della mia esplorazione, quello che soprattutto rimane secondo me è una grande amarezza, amarezza nel vedere un posto ridotto in questa maniera, un posto comunque alla quale la maggior parte di noi era virtualmente comunque attaccato, affezionato, visto che questo hotel è qui da almeno 40 anni, ridotto veramente male. E quindi rischia di diventare un altro caso di ecomostro come quelli presenti un po' in tutta Italia, purtroppo. E io spero vivamente che qualcuno un domani possa rivalorizzarlo, perché dispiace vedere un hotel comunque grande con tante potenzialità ridotto così. Quindi amici, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima esplorazione, sperando che sia sicuramente più interessante di questa, che è stata abbastanza monotematica, diciamo così. Alla prossima! Se questo video è stato di vostro gradimento, vi invitiamo a sostenere il nostro progetto votandolo con un like e condividendolo con tutti i vostri amici. Per chi volesse anche contribuire a sostenerlo con una piccola donazione, è sufficiente andare nella home page del nostro canale e cliccare sul simbolo di PayPal per inviarci l'importo ritenuto opportuno.